Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civ in questo nuovo video di Fallout 4. Bene, andiamo pure avanti con questo perché ci siamo rinforzati la nostra armatura di Silver Shroud. Andiamo pure all'altra missione che stavamo appunto facendo in fretta e furia. Allora, vediamo un po'. Dovrebbe esserci nessuno adesso che abbiamo arma, la prima colazione. E vediamo un po'. Non dovrebbe esserci nessuno, eh. La zona abbastanza tranquilla, vicino a Bunker Hill. Di solito non c'è troppo casino. Qui già è diverso. Però non vedo nessuno. Oddio, proprio due passi da lì. Fatemi vedere. È proprio due passi da lì. Vorrei che mi attivasse l'altra quest. Dovrebbe non attivarsi, eh. Ok. Ok, andiamo pure. Non si dovrebbe attivare. Ok, non si è attivato. Perfetto, così almeno siamo a posto. Tanto qui siamo già entrati facendo in passato un'altra quest di non mi ricordo che dei cosi. Adesso viene in mente i Minuteman, quindi dovremmo andare abbastanza agilmente a esplorare. Abbiamo già esplorato. Non ci dovrebbe essere niente di particolare. Quindi andiamo abbastanza spediti. Allora, lì e qui. Tre volte ci siamo venuti qui dentro. Non una, tre volte. Allora, però questi si dovrebbero essere rifatti. E qui c'era ogni ben di Dio che si potesse immaginare. E quindi io lo vorrei prendere. Vedete? Tanta, tanta, tanta roba. Ormai ne abbiamo veramente tante di munizioni. E di questo sono contento, eh. Però vedete, qui proprio il paradiso. Quando ci volete tornare, veniteci pure perché qui c'è veramente il mondo. Come vedete, c'è tanto, tanto, tanto di più. Allora, intanto questa l'apro, le apro sempre per i punti. Così Nomi. possiamo, più punti facciamo, più livelliamo, più livelliamo, più abilità possiamo usare a nostro vantaggio. E quindi dovremmo essere a posto. A parte queste, queste. Le bottiglie non sto a prendere, sono troppe. Però dovrei aver svaligiato tutto la parte dello stealth boy. Non li ho mai usati. Sono utilissimi, per carità. Sono veramente utili. Praticamente vi rende così invisibili. Però, insomma, un'altra apertura. Cavoia. Pazienza. Le basiche. Ci vado sempre di potenza. E punto Bene. potenza. E poi dopo. Oh, ma quanta roba c'è, ragazzi. In questo livello ce n'è veramente tantissima. E poi tanti punti perché scassinamento uno dietro l'altro. Ecco qua. Fantastico. Vediamo. 3, lo so, è poco. Però cioè, c'è sempre la ricompensa dietro. Dovete considerare quello. E non è poca. Ok, andiamo pure. Mi dici dove devo andare esattamente? Giù di sotto qua. Ok. Facciamo la delivery. E dai. Dovrei riuscire a farlo. Da. Ti troverò! No! Guarda, non mi Devi vede poterti neanche. nascondere! Non mi vedeva. Cioè, fatevi capire lo stealth quanto è buono. Adesso te vedo che ci muori. E tutti qua, tra l'altro. Perfetto. Cioè, farvi capire lo stealth quanto è potente. Adesso perché non ho usato lo spav. Se avessi usato lo spav, non avrei sprecato un colpo e li avrei uccisi tutti quanti. Cioè, nel senso, mi hanno dato a colpo vuoto. Ecco, mi veniva. Ok, questo. Prima o poi finirai i proiettili. Ah, se aspetti che li finisca, aspetti Fine tanto. avrà fatto. Aspetti proprio tanto. Eh sì. Ok, è qua che dobbiamo andare. Allora, vediamo dov'è il tipo. Adesso devo trovarlo, se non mi viene a rompere i marroni. Non finiamo più. Adesso vengo da lui, che cazzo è? Un tipo. Aspettate, se no va a finire che me lo fanno Nessuna fuori. traccia. Robot. Ma vabbè, eccoci qua. 3-8, cioè, non so Non se avete sento un cazzo. capito. Non sento cazzo. Gli è partita la testa. Non sento cazzo. Mamma mia, che gente. Oh, ma lei com'è astruso. Eccolo qua. Gli è partito. Adesso lo senti? Ecco, va. Così si fa. Ok, volevo vedere. Scusatemi, ma perché così questo? Io potevo hackerarli, ma non ho mai capito come. Devo capire questa cosa che abilità che abbiamo preso. È un'abilità, è un talento capace di hackerare.
Grazie a tu. No, questo non è. Ci guarda. Sinceramente non l'ho trovato. È un'abilità che va implementata probabilmente in qualcosa, però io non ho capito come farla e non ho proprio capito. Vabbè, che vi devo dire? Pazienza, insomma, sì, non posso farlo in nessun modo. Non lo so, magari col terminale ho un'opzione, ci devo capire anch'io le cose, perché sennò è un cazzo di casino, ma non vedo nessun terminale. Strano, perché di solito quando c'è. Ah, scusate, qua proprio, rincoglionito come pochi, mi sono anche incastrato, non riesco più a andare via. Mamma mia, pazienza che ci vuole. Vediamo un po', giusto per capirci. Magari ho modo di hackerare, però mi sembra strano. Vediamo un po'. Fantastica. Io già potevo usarlo. Attività seleziona personalità. Vediamo se c'è qui. È tutto come prima. Non capisco. Bah, vabbè. Andiamo pure. Inutile stare a piangere sul latte macchiato. Andiamo qui e vediamo di liberarlo. Scusate, ma dovevo capire, ma non ho capito un cazzo lo stesso. E quindi sì. Vabbè. Ah, è morto? Appunto di Blackbird. Ok, vediamo un po' di prendere questo appunto di Blackbird e leggiamolo. Allora, vari appunto, vediamo cosa ci dice, che è morto appunto di Blackbird. Vediamo un po' cosa ci dice. Augusta è caduta, due predatori, un numero sconosciuto di vecchi modelli, e sono l'unico superstite. Ci hanno attaccati direttamente, sapevano dove eravamo. Non so che fine abbia fatto il pacco. Se non dovessi farcela, vendicami, BB. Chissà chi ha tradito. Se loro sapevano esattamente come colpire chi c'era, vuol dire che qualcuno ha spifferato. Se no, come sarebbe possibile una cosa simile? Molto improbabile. Anche perché nella logistica c'è il robot che calcola. A meno che non sia stata lei, Pam, ma ne dubito. La vedo un po' difficile una cosa del genere. Sarà da valutare. Adesso andiamo pure a consegnare la questa. E quindi andiamo da. Oh, che c'è? Devi colpire i nascondigli. C'è un messaggio per te da parte di Randolph. Ok. Calmati. Andiamo da riconsegnare questa cresta. Lui dorme dove capita. Per me, boh, non lo so. Va bene, mi scusi, come uccidi? Se mi sbaglio con il Blackbird, il pulsante. superstite di Augusta, è morto. Madonna. Non ho scoperto niente riguardo ai sintetici. Me l'aspettavo. Scavacca. Beh, almeno sei incolume. Forse adesso Desdemona imparerà a darmi ascolto. Spero che questo ti torni utile nelle prossime missioni. Ora scusami. Fammi leggere, porca di quella vacca, non ho visto un cazzo. Non è che c'ho video così posso. Ecco, munizioni, tattico potente, pistola. Beh, grazie, è stato molto Non gentile. voglio parlare di Blackbird. Carrington mi sgriderebbe sicuramente se lo facessi. Desdemona. Ce la faremo. Questa non è la fine dei Railroad. Sono sicuro che non lo sia. Va bene, vediamo un po'. Dati, abbiamo. Vediamo nelle varie se c'è qualcosa. No. Ne abbiamo ancora due. Rendi sicuro il deposito della DIA del 360 e recupera le informazioni al nascondiglio. Ma andiamo questa bella grande di coppetta. Porca vacca! È anche un bel casino arrivarci. Proviamo da qua. E da lì scendiamo? Sì, dai, facciamo così, dai. Ci vediamo lì fra poco. Ed eccoci qua. Proviamo ad andare al posto. C'è un po' di radiazioni, ma capita. Quanti radiaway abbiamo? 79, non sono malo. Oh, ma qui c'è qualcosa. Qualsiasi cosa fosse, adesso non lo è più. Abbiamo lo spav. Oh, salve. Infatti adesso la testa è praticamente molto più facile prenderla. Oh, salve, lei è esattamente un signore? Oh, gli è saltata la testa. Oh, ma salve! Altri? È stato troppo facile. Allora, carne la prendiamo tutta. Carne la prendiamo tutta. E questa la prendiamo tutta perché insomma, ci serve. Voglio capire. Abbiamo preso tutte e due, così siamo a posto. Che cassarola ci facevano questi qua? Qui, vicino al mio avamposto.
Dunque, io avevo due persone ammazzate, una qua e l'altra non mi ricordo. Ma che cavolo, salve, ci facevano queste persone qui? Vabbè, l'importante è che mi abbiano lasciato qualcosa per me. Oddio, vediamo di scassinare. Cazzo, è colpa mia. Vediamo un po', perfettico. Ottimo. Ah, cioè, proprio fantastico. Non aspettavo altro. Allora, tu mi stai antipatico. Ritorniamo alla nostra vecchia cara e arma, che siamo a posto. Beh, io direi che qui non c'è proprio un cazzo, quindi andiamo via. Tanto siamo in strada, non è che è successo qualcosa. E quindi sì. Bene. C'è anche un luogo che noi non conosciamo, che sia quello, sì, probabilmente sarà quello. Vediamo un pochino come poter fare. Sto pensando, pensando che può darsi che non sia quello e può darsi che ci sia la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo, e non mi dispiacerebbe affatto. Allora, devo andare lì, però qua vicino, a quanto sembra, a parte che c'è anche un aereo lì, ma quello ci porterà una quest della confraternita di acciaio quando arriveremo a farle. Però c'è qualcosa che... Scusate, sto sentendo, ma non capisco. Qui c'è un altro posto. Galleria Genetic Atomic. Ok, proviamo a entrarci. Oh, salve, lei è? Ti do il benvenuto alla Galleria General Atomics. Devi essere il nuovo supervisore. Sì? Sì, esatto. Splendido. Lascia che ti dia il benvenuto al tuo nuovo incarico. Grazie. Quando avrai avuto modo di sistemarti, vai dal direttore. Il suo ufficio è situato nella statua al centro della piazza. La galleria è attualmente chiusa al pubblico, ma lo staff e i dipendenti possono accedervi, naturalmente. Se hai qualche domanda, sarò lieto di rispondere. È un po' tante. Perché siete chiusi? Perché la galleria è chiusa? Sono spiacente, ma per via di una causa ancora in corso non posso commentare. Ti invito a rivolgere le tue domande alla divisione affari legali della General Atomics. Sì. Cos'è questo posto? La galleria General Atomics è il centro commerciale del futuro. La nostra vasta gamma di negozi è gestita interamente dall'avanzata linea di robot della General Atomics, a dimostrazione dell'affidabilità e versatilità dei lavoratori robotici. Entra e scopri la differenza con la General Atomics. Chi è il direttore? Le azioni dei robot della galleria sono coordinate dal software brevettato Director Management System, DMS, della General Atomics, che chiamiamo direttore. Il direttore permette alla galleria di funzionare autonomamente, senza alcun intervento umano. Bene, è tutto. È tutto. Molto bene, goditi la visita. Sì, speriamo, perché insomma se sono il tuo direttore non sono un cazzo di niente. Va bene, posto, penso che possiamo andare... Che cazzo è che parla? Al centro della statua. Oh cazzo, mi sto riuscendo. Lui mi ha detto vai al centro della statua. Eccola qui. E questo è il centro della... E che sia un'altra statua? Oh, ecco. Scusate, non l'avevo visto. Ah, quindi a un certo punto. Attenzione a ladri, oh, intrusi e comunisti. Ma che cazzo. Scusate, selezioniamo la quest intanto. Lo so che sono... Però, insomma, sì, avete capito, no? Non ci ho capito un cazzo io, figurati. Ok, vediamo un po' cosa fa questa... Salve. D'accordo, verme, vieni avanti, lentamente. Ti sembra che io abbia tempo da perdere in chiacchiere? Posso parlare? Non muoverti. Ho osservato il tuo stile. Notevole, davvero notevole. Per un soggetto criminale. Non sono un criminale? Non sono un soggetto criminale. E allora, cosa sei? Un mercenario? Una spia comunista? Aspetta, la grande riapertura. Sei il supervisore 18 alfa della grande riapertura? Sei in ritardo. La grande riapertura. D'accordo, ascolta.
Il protocollo della grande riapertura distribuirà aggiornamenti software a tutti i dipendenti e riaprirà la galleria. L'autorizzazione manuale per la grande riapertura richiede l'autenticazione, quindi dovrò vedere il tuo ID. Facciamo che non so un cazzo. Posso provarle tutte perché... Aspetta, l'attivazione manuale? Ce ne sono altre? L'attivazione automatica era prevista per il 1 gennaio 2078. Aspetta. Analisi. Rilevato incarico corrotto. Pianificatore riparato. Esecuzione dell'incarico previsto. Accesso ai protocolli. A tutte le unità, preparatevi alla grande riapertura. Non ho capito un cazzo. Elaborazione degli aggiornamenti del firmware completata. E quindi? Riavvio degli inibitori di combattimento completato. No, buono. Assegnazione del nuovo supervisore completata. La galleria General Atomics è ora aperta al pubblico. Ok. In quanto supervisore della grande riapertura, stasera gestirai una lotteria omaggio per i clienti. Eccoti il primo premio. È tutto, soldato. Puoi andare. Va bene. Continuo a non averci capito un cazzo, però ok. Andiamo pure. E quindi io ho fatto cosa? Posso entrare direttamente allora? Andiamo a entrare nella struttura e vediamo cosa ci aspetta, insomma sì. Penso di aver evitato una lotta o qualcosa del genere. Dovrebbe essere questo. Vediamo cosa dice. Black cooling. Mi dici qualcosa? No, questo è andato via. D'accordo, Fermi, ascoltate. Ok. Benvenuto da Fallons. Se hai bisogno di qualcosa, chiedi pure. Sì, sono un po' titubante perché non ho capito. Buongiorno, posso aiutarti in qualche modo? Che cosa vendi? Che cosa avete? Non molto, temo. I nostri fornitori sono terribilmente in ritardo e sembra che buona parte dei prodotti sia arrugginita. Ma posso offrirti gioielli, vestiti e forse qualche utensile da casa. Vediamo cos'hai. Abbiamo soltanto i prodotti di migliore qualità. Sì, arrugginiti. Mamma mia. Vabbè, lo facciamo così. Vestiario, immaginavo non avesse niente. Piatti, questi sono materiali vari. Niente, combustibile. E basta. Grazie del niente che hai fatto. Vediamo se c'è qualche rivista, va... non capisco questo posto cosa sia effettivamente, la fiera e tutto il resto che mi hai detto, però qui sembra che possiamo prendere un piatto. Sarà troppo? Che cavolo. Vabbè, io giro, perché ragazzi ci potrebbe essere benissimo una rivista, anche se non ho idea di dove. Ok, vediamo, qui non c'è nulla. Io uscirei un attimo. Questo è un orologico e non c'è nient'altro. Esco un attimo e vado a vedere negli altri negozi, perché a quanto pare porta, beh, questa aspettate, perché insomma, vediamo un po'. Perfetto. Fantastica. Non mi ha detto niente nessuno. Oh, salve. Vabbè, quello era aperto, vabbè. Lei è? Per favore, non entrare in cucina. No, no, non mica entrato in cucina io. È solo la tua impressione. Speravo in qualcosa. Qui non c'è niente. Qua, salve. Ti do il benvenuto da Pinelli's Bakery. Io sono Crisp. Posso prendere la tua ordinazione? Vediamo cos'hai. Secondo te, che cosa abbiamo? Acqua purificata 1. Non c'è proprio un cazzo di niente, eh? Mamma mia, che simpatico robot, veramente simpaticissimo. Questo lo posso prendere. Queste bottiglie vuote. Gli ho ciulato tutto. Questo. Mi ricordo che in giro, dentro una di queste capsule, c'è una rivista, però non mi ricordo dove. Non è problema. Allora, continuiamo a girare, perché magari troviamo qualcosa. Ci sarà qualcosa in un posto del genere. Entra pure. Sì.
ti ripulisco un attimo perché vedo che c'è un sacco di spazzatura. Allora dai, ti do una mano. Sono della manutenzione, sto facendo delle cose di manutenzione, insomma, avete visto, no? Vediamo cosa mi dici te. Ti do il benvenuto da Slocum's Joe. Posso portarti una bella tazza di caffè caldo? Offre la casa. Beh, sì, allora. Certo. Bene, dunque, serviti pure. A causa di problemi tecnici, il locale è diventato un self-service. Problemi tecnici. Mamma mia. Serviti, dove cazzo è il caffè? Io già ho prosciugato il mondo. Vabbè, ecco, questa qui è andata. Non c'è altro. Vediamo se c'è qualcos'altro. L'unica è questa. Ti do il benvenuto da Maddens. Temo che il nostro istruttore di box, il campione, oggi sia un po' sottotono. Se hai bisogno di qualcosa, sono certo che Danny saprà aiutarti. Ora, se vuoi scusarmi. Sì, Danny? Che cosa stai cercando? Che cosa, che cosa avete? Tutto quello che occorre al fisico. Cibo sano, integratori, attrezzi per allenarsi. Qualsiasi cosa cerchi, Maddens ce l'ha. Questo ah, normalmente. Culo. Finché non saremo riforniti, ora ho soltanto gli integratori. Vuoi dare un'occhiata? Diamo un'occhiata. Vediamo cos'hai. La merce non si cambia. Sì. Ah, droghe, non integratori. Dilla tutta, no? La da voi quanto costa? 139? Sei un po' ladro, visto che queste le posso prendere tutte quante, le prendo tutte quante. Che porta è questa, media? Prima di scassinare, fatti vedere se c'è qualcosa. Qui, tutti morti. Beh, io questo lo prendo. Stai dal cazzo, grazie, molto gentile. Cioè, vediamo se posso... Sembra che il campione sia al tappeto. Sembra che sia morto qui al tappeto. Vediamo se c'è qualcosa. Oh, ma si sono pesi. No, non li voglio questi qui. Sì, sono ottimi. Che cazzo c'è qui? Ottimo materiale di ferro, ma ne ho così tanto a casa che... Cazzo, se volete trovare del ferro, qui ce n'è a volontà. Veramente a volontà. Allora, proviamo a salvare un attico e andare a vedere sta cazzo di porta cosa c'è. Che io sono abbastanza sicuro che in un posto, in un luogo così, ci deve essere qualcosa. Ottimo. No, questo è ladrucinio, se lo faccio. Però se troviamo una rivista, non è ladrucinio. Questi, ad esempio, non è ladrucinio. Siamo attenti, perché sennò questo viene a rompere le palle. Allora, questo qui non è ladrucinio, va bene. Vediamo se si esce fuori qualcosa. Self, ma è giusto. Ottimo. Promozioni attuali. Promozione aziendale, corrente, nessuna. Ah, beh. Perfetto. Guarda la posizione attiva, sconto del 25%. Bello. Appunto del programma. Sono che lavoro nel... vabbè, niente di che. Cavoli, io ci speravo di trovare qualcosa. Dove è andato? Vediamo se è rimasto qualcos'altro. Forse questo. Oh, ma qui c'è tanto. Magari qui troviamo qualcosa. Vabbè, però è meglio fermarci qui, se no faccio un video troppo lungo. Ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie. Fammi sapere cosa ne pensate. E adesso vi do saluto alla Siva. Ciao ciao!